Ho una mosca che mi sta girando intorno da mezz'ora e mi urta molto il sistema nervoso. Tacci tua. Ehi, salve a tutti! Bentornati in questo nuovo video che non guarderà nessuno. Cioè, più che altro l'ho scritto nel titolo. Poi, magari è vero, magari no. Cioè, sapete che questi video in realtà attirano molto, no? Quindi può essere che effettivamente due o tre persone lo guarderanno. Allora io a queste due o tre persone racconterò un po' di cose. Che amarezza. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video importante per me. Cioè, nel senso, volevo parlare, un po' che non parliamo, no? E allora mettetevi un po' comodi per i pochi che guarderanno questo video, ovviamente. Perché? Perché appunto, come vi dicevo, oggi parleremo di alcune novità, di alcune idee che ho, ma di novità importanti anche. Ad esempio, mi sono fidanzato. Oh, questa è subito una cosa importante che volevo dirvi, che magari a voi non interesserà. Però è anche vero che chi mi segue su Instagram già la sapeva, e quindi motivo in più per seguirmi su Instagram. Adesso comparirà un omino di qua, sono sicuro di aver sbagliato lato. Nella peggiore delle ipotesi farò tipo effetto specchio. Ok, comunque, appunto, seguitemi su Instagram perché fa sempre piacere, no? Questa cosa meravigliosa dell'Instagram, del social che praticamente utilizzo di più, perché ovviamente se vi interessa più la mia vita che i miei contenuti, cosa che per alcuni è vera, attenzione, Instagram è il social giusto. Però al di là di questo, sì, mi sono fidanzato, sono davvero contento e felice. Prima o poi, ma magari più poi, perché porta male a quanto pare, ve la presenterò. Ma per il momento meglio di no, cioè restiamo qui tra noi con enfasi non indifferente. Comunque, questa era la novità dal punto di vista youtubico meno importante, perché sì, sicuramente a livello personale è bello. Le novità poi ulteriori a livello personale sono, che ne so, ad esempio il fatto che ho iniziato l'università e quindi questo mi ha portato via parecchio tempo, perché una volta finita la scuola, purtroppo, almeno per quello che voglio fare io, e ripetiamolo una volta per tutte, dato che in tanti me lo chiedono, a volte qualcuno me lo dice anche: sai che potresti fare questa cosa, come se già non ci avessi pensato io. Ecco, io vorrei diventare un telecronista. Ma va, se non avrei mai detto, guarda, no, perché molti effettivamente non l'avrebbero detto. Eppure voglio diventare un telecronista, no, non è vorrei, è voglio proprio, cioè lavoro per diventare un telecronista. Su YouTube spesso porto cose che possano poi ricondurmi a quel mondo lì, o comunque al mondo del giornalismo sportivo. Ho fatto, e ve l'ho raccontato in un video che trovate qui sopra nelle schede, dei workshop a Sport Italia, che peraltro sono andati anche abbastanza bene, ma è tutto appunto nel video. E che dire, sono contento perché sto buttando tanta carne al fuoco, sto come si dice, gettando le basi per, spero, un grande futuro. Ma questo ovviamente dipenderà tanto da me, tanto anche dalla fortuna, che è una componente essenziale, ma ovviamente la determinazione è ancora più importante, il never give up, no? Quello che non è soltanto un motto su YouTube, ma un motto di vita, almeno per il sottoscritto, e che provo sempre a trasferirvi. Detto questo, parliamo di YouTube, perché è un periodo strano, nel senso che abbiamo finito molto in ritardo la carriera su FIFA 18, e questa cosa ha dato fastidio a molti, nel senso: sì, ma la carriera su FIFA 19? Sì, ma ancora per FIFA 18? Ah, è uscito FIFA 19. ah, oh, ma rotto il ca... Ecco, il senso era più o meno questo. Perché io FIFA 19 l'ho preso, ovviamente, quando è uscito. Ma anche qui credo di aver dimostrato che, come ho scritto proprio su Instagram nella mia bio e come vi ho detto in alcuni speciali passati, sono davvero il contrario della vostra definizione di youtuber. Ma non la vedo, cioè non deve essere per forza un vanto, una cosa positiva, una cosa negativa, è semplicemente il mio essere. Io ho sempre dato più importanza alla persona, alla correttezza rispetto al personaggio, rispetto anche a numeri semplici o comunque rispetto ai numeri in generale. Cioè, a me il fatto che FIFA 18 ormai sia passato di moda, che mi faccia 10.000 visualizzazioni in meno di quanto me ne potrebbe fare FIFA 19 se iniziassi la carriera al day one, non me ne importa nulla, ma semplicemente perché è una carriera, è stata una carriera bellissima quella su FIFA 18. Ho avuto dei problemi io, ho avuto dei ritardi io, mi sono rotto il polso con la maturità, tu sia qua pelata, gli sono cresciuti i capelli, insomma, cose importanti sono successe. Di conseguenza ho ritardato la fine della carriera, ma l'ho voluta comunque portare a termine, credo tuttora, che fosse la scelta migliore, soprattutto per come è finita. Ringrazio i fedelissimi che l'hanno seguita fino alla fine, e ringrazio anche gli altri, quelli che salgono sul carro soltanto quando le cose vanno bene, che ultimamente non si vedono, non si sentono, però vabbè, YouTube è anche questo. Che cosa succederà adesso? Che ovviamente la carriera su FIFA 19 inizierà. E a proposito, cominciate a puntare le sveglie, perché domani alle 14:30 uscirà il trailer della nuova carriera. E anche qui, chi mi segue su Instagram già qualche spoilerino lo ha avuto, però
ovviamente ho cercato di non ufficializzarlo, perché realmente io fino a 3 secondi fa non avevo l'ufficialità. Adesso vi posso dire con certezza che carriera farò, cioè non è che vi dico che carriera farò, so che carriera farò, e quindi voi lo scoprite poi domani, perché io non riesco a dire una cosa semplice rendendola semplice, ma riesco sempre a complicarmi anche uno più uno. Comunque, a parte la carriera, che appunto non inizierà domani, domani ci sarà il trailer, la carriera poi domani, scoprirete il giorno comunque molto presto in cui inizierà, perché già siamo a fine ottobre. Per l'appunto, oltre alla carriera, è uscita, è cominciata questa nuova serie domenica, anzi sabato per la precisione, e uscirà anche sabato prossimo. Una serie secondo me molto carina, oltre che innovativa, che consiste nel fare una sorta di pronostico. In questa serie siete fondamentali voi, e quindi i vostri consigli per la scelta degli youtuber da far partecipare al video e al pronostico di conseguenza. È una serie che è strutturata in modo anche abbastanza semplice, ma interessante, nel senso che io nel video ho un compito: scegliere due youtuber, farli incontrare in un determinato orario, farli giocare contro e commentare la partita, ovvero quello che amo fare di più. Ancora di più pensate di giocarla la partita, ecco perché non la giocherò in questa serie. A giocarla saranno appunto questi due youtuber, sono stati Menzo e Lazza per quanto riguarda il video di domenica, ovviamente perché c'era Inter Milan, e saranno, non si sa, però consigliatemi anche qui sotto se volete, per quanto riguarda sabato prossimo, e quindi di conseguenza Napoli-Roma. Quindi per il momento questo è. Io non vi nego che nell'ultimo periodo i numeri sono chiaramente scesi, ma sto facendo non di tutto per farli alzare, che altrimenti farei bacio schiaffo. Sto facendo di tutto per capire la causa di questo abbassamento. Probabilmente è stata anche causa di qualche errore da parte mia, perché è evidente. Però appunto stiamo cercando di rimettere un po' di cose a posto. Io lo sapete, non punto a fare lo youtuber fino a 40 anni. Vorrei utilizzare, e l'ho sempre fatto, YouTube come una passione e poi anche un trampolino di lancio per quanto riguarda proprio il mio voler diventare un telecronista. Però ovviamente non posso che avere rispetto, e fidatevi, ne ho tanto, per chi c'è sempre stato, come alcuni di voi, e per chi comunque mi regala sempre belle e anche brutte a volte, ma comunque nella maggior parte dei casi fortunatamente bellissime emozioni, soprattutto alle fiere. Infatti anche il Romix che c'è stato recentemente è stato favoloso. Basta ragazzi, non voglio rompervi le palle, sono a 10 minuti di registrazione, puliti, non uscirà neanche un video lungo ed era il mio obiettivo. Nel frattempo io vi ricordo che l'appuntamento è a domani per quanto riguarda il trailer della nuova carriera, e fidatevi che ci divertiremo. Poi sabato uscirà il pronostico di Napoli-Roma, vedremo con quali youtuber. E niente, poi altri video li buttati come al solito, come piace a me, senza un criterio logico. Un bacione, never give up, e bella regà, vi voglio bene, nonostante tutto.